Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova review. Oggi è un libro molto particolare. Sto parlando di Jean-Claude Carrière, Il segreto del mondo. Questo libro è la continuazione di un altro libro edito sempre dalla Garzanti Elefanti, che praticamente è irrecuperabile, introvabile, ed ha il titolo del Circolo dei Cantastorie, solo che non si trova, vabbè. Jean-Claude Carrière, praticamente, a parte essere un famosissimo sceneggiatore europeo, ha nella sua vita completamente dedicato gran parte del suo tempo alla ricerca delle tradizioni orali da tutto il mondo, veramente dall'Oceania al Sud America, all'Asia, all'Europa. In tanti anni di ricerca e lettura, quasi 3.000 libri è una quantità enorme di persone intervistate, ha raccolto 403 pagine di racconti e tradizioni popolari che si sono tramandate nei secoli oralmente. Per la precisione sono 348 racconti, ecco, c'è scritto nella copertina, io ho divorato il libro senza leggere 348 racconti, va bene. Qua ho tutti i post-it dove c'erano le migliori, cioè quello che mi è piaciuto di più. Infatti Carrière comunque raggruppa i racconti in diverse aree tematiche, dall'area tematica di Dio a quella del denaro a quella del tempo e così via. In questo libro sono raccolte veramente tantissime storie che possibilmente nei secoli passati aiutarono un uomo ad indagare, comunque trovare una risposta a determinati grandi quesiti. Ad esempio, il segreto stesso del mondo e dell'animo. Qua ci sta un racconto dove praticamente gli dèi lo volevano prima inserire dentro una statua, ma la statua si sarebbe potuta scritolare dentro un pozzo, ma qualcuno prima o poi sarebbe potuto arrivare al pozzo o il pozzo seccare. E infine gli dèi decisero di inserire il segreto del mondo nel cuore degli uomini. E questa già è una bellissima cosa, perché ognuno di noi con la sua anima tiene questo segreto, lo cela agli altri. Ed è una bellissima metafora. Poi ho ritrovato anche quel racconto dove chi ha visto il nuovo cinema Paradiso ricorderà benissimo, cioè quello del soldato che deve stare 100 notti davanti alla camera della principessa per avere poi la sua mano, e al 99° giorno invece il soldato si stanca e se ne va. Bene, questo che è tornato ora reso celebre è un antico racconto cinese. Ma i due racconti che mi sono piaciuti di più in assoluto sono quelli di un signore che acquista all'asta, in un'asta a Parigi, una testa proveniente da una statua in India. E acquistando solo questa testa si metterà in viaggio per ritrovare e ridare la testa alla statua. E quindi c'è questo viaggio. Sono tutti racconti brevi, il più lungo sarà una decina di pagine, ecco, ma molti sono proprio poche frasi, poche battute. E insomma, troverà se stesso trovando la statua a cui appartiene la testa. Invece, il racconto più bello, in assoluto il migliore, è quello sul mercante di parole. Infatti, questo mercante di parole all'inizio del Novecento girava e condivideva parole tra i vari popoli, quindi magari un popolo non sapeva una determinata parola per spiegare un fenomeno, allora lui magari vendeva la parola di un altro popolo. E quindi comunque già stiamo vedendo un pochettino come il linguaggio, l'uomo rappresenta il linguaggio, no? Però ecco che dopo le guerre, le due grandi guerre, il suo compito va diminuendo, il suo mestiere non è più richiesto, perché quasi tutti ormai parliamo inglese e tendiamo a stringere quello che diciamo, e il mercante morirà solo e dimenticherà tutte le parole tranne una, please. E quindi molto molto toccante. Poi ci sono comunque anche dialoghi che Jean-Claude Carrière ebbe con Umberto Eco, ad esempio. Infatti uno dei più grandi saggi di Umberto Eco, che è Non sperate di liberarvi dei libri, è appunto realizzato in collaborazione con Jean-Claude Carrière. Il libro ha un costo di 15 euro, è
io non l'ho apprezzato molto su alcuni punti di vista, perché racconta le storie arabe da parte di un certo Nashreddin, che nella tradizione siciliana il P3 riportò come Giufà, quindi molti di questi racconti io li conoscevo come i racconti di Giufà, e quindi comunque era una ripetizione per me. Ma per chi vuole entrare in contatto con determinate tradizioni provenienti veramente da qualsiasi parte del mondo, è un buon libro e lo consiglio tanto, perché ci sono dei bellissimi racconti e delle bellissime metafore fatte al racconto. Cioè, questi tre racconti che vi ho raccontato sì, veramente valgono la pena del libro, ma voglio indagare di più su Carrier e vedere cosa ha scritto, perché secondo me è uno scrittore che nella sua vita ha scritto veramente cose magnifiche. Ditemi poi se conoscete altro di Jean-Claude Carrier, e al prossimo video. Ciao!